Ciao ragazzi, e finalmente si torna a fare un giro in mountain bike. Siamo con il buon Teo e andiamo a fare. Che giro andiamo a fare? Giro per l'osservatorio, no? Di Montereale, salita dell'osservatorio e poi c'è una bella discesina. Questo video è stato fatto con Mountain Bike Friuli e praticamente è un sito dove troverete moltissimi sentieri qui del Friulano. È veramente comodo, vi consiglio di andarlo a vedere, troverete anche i miei video, quindi vi lascio tutto in descrizione. E niente, adesso andiamo a fare questo sentiero. Si parcheggia direttamente qui del cimitero, come avete visto, e si sale subito per la strada sterrata che ci porta sulla salita per andare fino all'osservatorio. A tra poco ragazzi. Appena saliti, subito dopo la curva si sale e si va per il sentiero naturalistico. Non si continua per la strada, ok, ma si va per il sentiero naturalistico che vedete lì sulla sinistra. Dopo una salita misto ghiaino ci si trova qua. Ecco qui, se volete salire, io mi sono fermato prima, quindi la spingo. Unico, penso, tratto tecnico della salita. Si prosegue, già morto, finito. Buona raga, e fa un caldo tremendo, si muore, quindi l'afa mi sta uccidendo proprio. Fate la salita, arrivate a cartello sentiero naturalistico. Voi non andate di là, ma seguite Matteo, andate a sinistra. Quindi, no al cartello, a sinistra. E si prosegue, siamo adesso a 0,75 km, quindi appena iniziato. E si va avanti, 400 metri adesso di dislivello, dobbiamo arrivare a 950. Una volta lasciato sulla destra il cartello di prima, arriverete a questo incrocio. Anello della Forra del Celline, sentiero naturalistico, MV01. Seguite sempre Matteo per il sentiero naturalistico questa volta. Si va avanti. Ottimo ragazzi, allora si arriva sulla strada. Asfalto, tutto asfaltato, quindi veramente facile, la pendenza è molto moderata, quindi fattibilissimo. Una volta arrivati all'osservatorio astronomico, no? Troverete Matteo che guarda la cartina e sulla sinistra avete il parcheggio, voi proseguite dritti per lo sterrato. Siamo al momento a 659 metri, dobbiamo arrivare a 958, quindi ancora 300 metri di dislivello da qua. E niente, adesso sale per sterrato, quindi non è più asfaltato. Ragazzi, è un vero spettacolo da vista da quasi. Cioè, più che altro lui è il vero spettacolo, però. È veramente divertente. La salita non tanto, però la discesa speriamo. Bueno ragazzi, dopo un'ora e mezza di salita a velocità bradipo, arriviamo al sentiero, che lo trovate? Lo trovate sulla destra. Adesso ve lo faccio vedere. Di qua. Andiamo giù, salendo. Prima della curva. A destra vedete il sentiero, è segnato in giallo. Si scende e va giù di là. Andiamo ragazzi, omonus. Wow. Tanta roba, raga. Scusa. Sì. Piano. Oh. Mio Dio. Che passaggi, ragazzi. Il sasso è quello. Io non so te cosa hai visto dietro, ma... Io ho visto te un millesimo di secondo dopo il sasso. Dio cazzo. L'hai schivato per... E adesso? Guardami il cellulare.
Ragazzi, bellissimo. Vieni. Buono ragazzi, qua arrivate un porco d'inci. Qua arrivate un crocevia e noi dobbiamo proseguire dritti. Allora, non prendete la strada, ragazzi, che vedete là, ma dritti di qua. Vedete il sentiero con i tre sassolini giù, sinistra, quindi arrivati. Destra. Di qua no? Wow. Sì, il palazzo lì. La bici che non mi tiene niente. Non so te. No, destra. Te non freno. Se me no, dovrei farti io il video da dietro, che fai? Ma lì dovrei fare qualcosa di diverso? No. Perché, cioè, frenando con... C'è... Vado via dritto. Può essere. Non credo che sia questa. No, non era questa a sinistra, no? Credo di sì, però non so. Sinceramente mi sono preso un po' da divertimento. Io poi ci ho fatto prendere un po' la mano. Sì. Ho chiuso un po' troppo. Col pedale o col... No, no, ho piantato la ruota lì. La caduta l'abbiamo anche oggi. Canale salvo.
possiamo guardare un attimo di nuovo. Bueno, ragazzi, come avete visto, alla frenata si va via dritti, si scende ancora. Noi qua c'è il FIVG2, no, noi giriamo a sinistra, di qua. E questo continua giù per il sentiero, quindi di qua. Sì, sì, ce li ho, eh. Questo è il pezzo che avevamo fatto. Destra. Sì. Quadricipiti in fiamme. Ma quadricipiti in fiamme. Sono i miei che fischiano di freni. No, tutti e due. Ah. Buona raga, qua scesi c'è un trivia, crocevia. E noi andiamo, scendendo si arriva dritti. Andiamo. Dritti, si continua dritti per il sentiero rosso, come vedete. Rosso e bianco. Siamo scesi da là sopra. E siamo scesi da là. Riprese peggiori della storia. E da qua proseguite dritti. Abbiamo finito? Bello, dai, primo tratto molto bello. Molto, sì. Sì. Sasso! Sì. Sei? Tentato. Però ho detto, poi tu mi segui e ti schianti. Tanta roba. No, non avevo neanche aperto del tutto le forche. Ah, che bello. Oh, però non mi ha dato troppo fastidio. No.
figo. Devo dire, è un bel sentierino. Sì, primi... C'è là di giù anche ben veloci. Primi pezzi, tanta roba. Dopo dobbiamo, secondo me, provare. Occhio, dobbiamo provarli. Dobbiamo venire qua e provarne magari qualcuno. Sì, magari basta vedere sulla mappa. Sì. I primi sicuro sappiamo che sono belli. Dopo da là dove inizia... Ah, che quello brutto... Cioè, è veloce più che altro, non è... Sì, esatto. Non è tanto tecnico. Quota... Sì. Poi la parte finale ancora, che sei sì, nel boschetto. Sì, sì. Però... Buono ragazzi, è stato molto divertente, spero vi sia piaciuto, grazie a Mountain Bike Friuli, lascio in descrizione il sito per queste tracce fenomenali, e niente, noi ci vediamo alla prossima, grazie Teo, grazie a te, spettacolo come sempre, ciao!